Ecco, iniziamo la registrazione. Santini Mauro. Presente. Ternelli Mauro. Presente. Piacentini Luca. Presente. Tiberti Cristian. Presente. Babevi Chiara. Farina Augusto. Presente. Presente. Marchetti Giuliana. Assente giustificato. Marcioni Dante. Presente. Toni Maria Grazia. Presente. Bonilauri Ennio. Assente giustificato. Benassi Giancarlo. Presente. Pugnardi Matteo. Assente giustificato. Veratti Bruno. Presente. Scrutatori, sindaco. Sì, scrutatori Toni Maria Grazia, Augusto Farina e Bruno Verratti. Alla doppia stasera. Come? Paga doppia questa di stasera. Sì, come scrutatore. Va bene, allora passiamo all'esame dei punti all'ordine del giorno. Ovviamente prima di cominciare credo che sia doveroso da parte nostra, anche se non abbiamo un ordine del giorno che in realtà ANCI sta preparando per tutti i comuni, però credo che sia doveroso da parte nostra esprimere un parere di grande preoccupazione e soprattutto di condanna dell'azione che i russi stanno compiendo in Ucraina. Io non voglio andare oltre perché credo che sia sotto gli occhi di tutti e credo che ormai appartenga alla coscienza, dovrebbe appartenere alla coscienza collettiva che la guerra non risolve i problemi, crea solo dei disastri, morte e distruzione. Quindi chi usa come arma di convincimento la guerra è un barbaro e come tale va condannato. Quindi credo che anche noi nel nostro piccolo, per quanto di nostra competenza, dobbiamo esprimere questa condanna. Lo faremo, penso, appena l'ANCI ci fornirà, se ce lo fornirà, speriamo che la guerra finisca nel frattempo, ci fornirà un documento ufficiale che sta già cominciando a girare, perché poi adotteremo, approveremo anche un documento ufficiale come Consiglio Comunale. Questo mi sentivo di dire perché credo che possa esprimere un po' il sentimento diffuso di tutto questo consesso. L'Italia, sapete che fin dall'inizio è stata molto chiara su questo, chiamiamolo argomento, su questa aggressione, perché di questo si tratta. Poi si possono andare a cercare colpe, responsabilità, errori, omissioni, ma chi comunque usa la guerra come arma, chiamiamolo di convincimento, non appartiene alla comunità civile, questo è chiaro, chiunque sia. E purtroppo la seconda considerazione che mi viene da fare è che le dittature prima o poi arrivano lì. Questo ci deve insegnare anche per noi, che spesso siamo molto critici verso le democrazie, perché si parla e non si conclude, i dittatori concludono, ma spesso concludono poi così, Quindi teniamone presente perché anche l'Italia ha avuto esperienza di questo tipo, Quindi questa è una mia considerazione. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, ovviamente lo può fare, liberamente, Cerchiamo solo di contenerlo in modo che dopo poi facciamo anche la discussione dell'ordine del giorno del Consiglio. Prego, Giancarlo. No, io voglio, concordo con quello che hai detto. Tra l'altro, io sul mio account Facebook l'ho anche scritto che la storia non ha insegnato niente all'uomo. Non ha ancora insegnato niente. Le guerre portano solo della miseria e portano della barbarie. Quindi Putin o non Putin, la guerra non va fatta. Punto. Punto. Punto e a capo. Chi paga sono sempre le persone comuni e chi muore sono le persone comuni.
e quindi non va bene. La ragione non conta chi ha ragione o chi ha torto, conta che la guerra non va fatta. Punto e a capo. Ho finito. Bene. Grazie. Ok, bene, credo che siamo d'accordo su queste considerazioni. Quindi passiamo all'esame dei punti all'ordine del giorno. Il primo punto è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, statuto, parziale modifica. Approvazione bozza di regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dell'accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale. Poi c'era una comunicazione a risultanze dei controlli interni. Erano assenti Marchetti Giuliana, Bonilauri Ennio, Benassi Giancarlo e Pugnaghi Matteo. Quindi Giancarlo si astiene e gli altri sono tutti presenti, quindi chi è favorevole? Vabbè, deve fare l'appello, sì, dottoressa, sì. Fantini Mauro. Favorevole. Favorevole. Carmelli Mauro. Piacentini. Favorevole. Siberti Cristian. Babelli Chiara. Favorevole. Carina Augusto. Favorevole. Macchioni Dante. Favorevole. Toni Maria Grazia. Favorevole. Benassi Giancarlo. Astenuto, non c'ero. Beratti Bruno. Favorevole. 9 favorevoli, 1 astenuto. Benassi. Bene. Allora, il primo punto è il secondo punto è l'approvazione bozza di convenzione tra la provincia di Modena, il comune di Polinaga e il comune di Prignano sulla Secchia per la realizzazione dell'opera pubblica denominata messa in sicurezza della carreggiata stradale di via San Martino, interessata da riattivazione di movimento franoso in località Ca Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e Polinaga. Allora, immagino abbiate letto la delibera, si tratta di un movimento franoso che da molto tempo imperversa in quella zona, che è sulla strada che conduce dalla provinciale di Polinago alle frazioni di Cassano e Talbignano. Cioè, a Talbignano c'è sulla provinciale questo bivio dove inizia via San Martino, che porta a Cassano e a San Martino. Cosa succede? Che un tratto di questa strada è nel comune di Prignano e proprio questa curva, dove già in passato sono stati fatti interventi importanti di manutenzione, da diverso tempo ha dato segni di cedimento. Cedimento che si sono aggravati nel dicembre del 2019 e ultimamente sono peggiorati, per cui tutto il versante si è spostato e la strada è diventata impercorribile, tant'è vero che come comune di Prignano, essendo nel nostro territorio, abbiamo dovuto fare un'ordinanza di chiusura della strada, dopo aver fatto fare ovviamente i sopralluoghi dovuti a geologi e ingegneri strutturali. A quel punto abbiamo attivato la protezione civile per cercare risorse che sono state reperite. Si tratta di intervento estremamente complicato, che comporta un impegno economico presunto di oltre 700.000 euro. A quel punto, reperite le risorse, ci siamo messi a sedere insieme al sindaco di Polinago per capire chi dei due comuni dovesse gestire questa operazione complessa sia dal punto di vista delle procedure ma anche dal punto di vista tecnico, che ovviamente non abbiamo, nessuno dei due comuni ha le competenze nella struttura interna per poter fare progetti o cose di questo tipo. E abbiamo dovuto prendere atto che non saremmo riusciti a gestire questa operazione, abbiamo
Quindi chiesto, essendo poi sindaco di Polinago, ma presidente della provincia, chiesto ai tecnici della provincia un supporto e dopo alcune trattative siamo riusciti ad arrivare a questa convenzione che è fra appunto il comune di Prignano, il comune di Polinago e la provincia, la quale provincia si assume l'onere di ente attuatore, cioè in pratica gestisce tutta l'operazione. I nostri uffici tecnici si faranno carico semplicemente della fornitura dei supporti cartografici o comunque se c'è bisogno di aiuto di questo tipo, però tutta l'operazione verrà gestita dalla provincia. E questo era l'unico modo per poter tentare di fare l'operazione in modo giusto, anche perché tenete presente che per i nostri comuni come funzionano i finanziamenti della protezione civile, questo ve lo dico anche perché è bene che le sappiamo tutti queste cose. Allora, la protezione civile ti assegna un contributo. L'ente attuatore, il comune, incarica un ingegnere per fare il progetto, fa la gara, fa il bando. Quando vengono affidati i lavori, la protezione civile anticipa il 30%. Dopodiché i lavori vanno avanti, vengono finanziati i vari SAL, cioè gli stati di avanzamento lavori, e spesso succede che il comune debba anticipare la somma mancante, fino a quando non è stata pagata la fattura finale, la protezione civile non ti rimborsa i soldi. Quindi per i nostri comuni, voi capite che 700.000 euro voleva dire esporsi in un modo importante come cassa, anzi sicuramente non ci saremmo neanche riusciti. Per cui credo che questa convenzione sia stata una scelta giusta e che metterà nelle condizioni anche quel tratto di strada infelice, perché tenete presente che sopra c'è una casa, poco sopra c'è una casa che è in comune di Polinago e che è lì a rischio di essere decretata la sua inagibilità. Quindi questa è la bozza di convenzione, è allegata alla delibera, però il riassunto è quello che vi ho detto. Prego. Ma dico, posso parlare, sindaco? Sì, sì. No, niente, noi abbiamo visto i documenti, abbiamo visto che è una frana importante. Abbiamo visto anche che sono già stati spesi tantissimi soldi in questi anni per questa frana. Io quando ho visto i documenti ho detto, beh, insomma, voglio andare a vedere, ho fatto un sopralluogo e sono rimasto un po' scioccato, perché, cazzo, ci sono, praticamente tutti i lavori fatti sono, come dire, a valle è andato tutto in fondo, e chiaramente credo che sia, io non ho idea effettivamente che progetto si voglia fare, ma con 775.000 euro è una cifra veramente enorme. Ora io non voglio, per l'amor di Dio, una cifra in ballo enorme, mi sono scritto due cose qua. Io credo che questa cifra qua sia stata pensata per bonificare a valle questa frana, cioè bonificarla a valle, cosa che molto modestamente, pur non essendo un tecnico, credo che se l'avessero fatto prima forse questa cosa non succedeva, perché qua chiaramente io visivamente la frana è lunghissima, si è visto che negli anni chiaramente a valle andava, non c'era niente ed è tutto frenato, è rimasta sulla strada perché c'erano questi aghi. Io ho fatto delle foto, se volete ve le mando. Beh, al sindaco no, perché se lo sa, magari qualcuno non le ha viste, ci sono gli aghi, rimane lì, su, poi c'è i tubi dell'acquedotto del Dragone, che sono quelli che portano l'acqua a Prignano. Io ho chiamato quelli che conosco lì a Marano, mi hanno detto che sì, sono tubi che portano l'acqua a Prignano, addirittura a Pigneto, mi ha detto anche forse Monte Baranzone, ma credo che il problema dei tubi si possa risolvere. Comunque, io credo che bisogna fare una cosa veramente importante, voglio dire, la cifra mi fa veramente, tra virgolette, paura, perché sono tanti questi soldi qua. Io ho parlato con quel signore che ha quella casa lì sopra, era lì, mi ha detto che il confine è metà curva,
La cura metà, siamo metà noi e metà loro, e metà Polinago. Certamente che se non fosse stato fatto quelle opere lì per sostenere la strada, quella casa lì era in fondo Rossenna. Questo è poco ma sicuro, eh? Però speriamo che sia un lavoro definitivo, ecco. Quindi noi su questo punto ci asterremo e daremo un parere definitivo quando vedremo che tipo di progetto andremo la regione, la provincia o la regione finanzia, che tipo di progetto verrà fatto. Perché bisogna che sia una cosa veramente importante per spendere questi soldi. Nel momento che vedremo le cose, dopo scriveremo il nostro parere. Ma momentaneamente è un voto di astensione. Chiaramente noi non siamo contro i finanziamenti per il nostro territorio, ci mancherebbe altro. Però bisognerebbe, sì, che una volta per tutte le spendessimo una volta sola. Punto. Ho finito. Giancarlo, quando Bonilauri ha aggiustato la strada di Morano, dopo è andata giù tutta, ma non è che è colpa di Bonilauri. Sì, cioè voglio dire, purtroppo noi ci fidiamo degli esperti che ci dicono così. La tua è una posizione un po' da Pilato, cioè non puoi dire se poi va bene sono d'accordo, se va giù no. Cioè allora... Cioè, la strada di a Morano c'ero anch'io e abbiamo fatto una bella cazzata. Contro capo. E abbiamo fatto una bella cazzata. Però, ascolta, nessuno ti dice niente. Cioè, le cose vanno fatte. Capito? Cioè, non è che possiamo dire se poi va bene sono d'accordo. O sei d'accordo prima noi la facciamo e speriamo che i soldi vengano spesi bene, capito? Cioè, ci mancherebbe altro che votiamo una delibera dove andiamo a spendere, ad approvare di spendere 700.000 euro e poi dopo diciamo il lavoro viene fatto male. Cioè, sì. Mauro, i lavori che sono stati fatti prima sono andati tutti in fondo a Rossenna. Sì, però ascolta Giancarlo, tu hai visto quando sono stati fatti quei lavori lì? Sono stati fatti 30 anni fa. Io mi sono informato bene. Allora, non è stato fatto solo quel lavoro di sostegno con quei pali che adesso sono gli unici che sono rimasti in piedi, dopo 30 anni sono ancora in piedi, e questo bisogna darne atto. Era stato fatto tutto un lavoro anche sulla frana a valle, con dei terrazzamenti, drenaggi, che ovviamente sì, in questi 30 anni è vero, sono spariti tutti. Però, voglio dire, sono durati 30 anni, non so quanti soldi sono stati spesi, sono d'accordissimo che è stato speso tanto, è stata presa anche in considerazione l'ipotesi, e non so neanche se è stata abbandonata, di cambiare il tragitto della strada, perché probabilmente con quei soldi lì si potrebbe anche pensare a una soluzione di quel tipo lì. Quindi noi ci fermiamo qua, cioè il nostro compito è intercettare, evidenziare i problemi, intercettare le risorse, affidarci a enti come in questo caso che hanno le competenze, perché tieni presente che l'ingegner si chiama, che adesso non mi sfugge il nome, che è venuto con me a fare il sopralluogo, era presente, era già in provincia quando sono stati fatti i primi interventi, quindi conosce tutta la storia. Quel versante lì è un versante estremamente critico, è vero, non c'è più niente sotto, cioè, sembra un viadotto dell'autostrada, cioè tenuto su da questi pali. Ecco, questo purtroppo la situazione è quella lì. Io non so neanche io che tipo di soluzione troveranno, non ne ho la più pallida idea. E non credo neanche che noi possiamo interferire o capire su quali basi. Ti posso dire che ci sono già le macchine che stanno facendo i sondaggi per capire il piano di scorrimento della frana. Comunque, voglio dire, noi oggi dobbiamo semplicemente approvare questa convenzione che vede Comune di Prignano, Comune di Polinago e Provincia di Modena coinvolti in una operazione sicuramente complessa di cui la provincia si fa carico in toto. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare, poi quello che sarà lo vedremo dopo. Insomma, noi adesso... è questo che dobbiamo votare in questo Consiglio Comunale. Poi ognuno può fare le proprie considerazioni e quello che vuole. Riserve, perplessità, certo che fa paura. Fa paura quella situazione lì perché ti chiedi come fa a star su. Ecco, questo sì. Guarda, Sindaco, io domenica avevo con me due persone, due amici, e il loro parere sarebbe
era quello di non fare niente, di pagare quel signore lì, pagargli la casa e andare da un'altra parte. Cioè, il libero cittadino ragiona in questo modo, capisci? Voi guardate che non posso ragionare in questi termini, cioè non si può ragionare, però per dire che l'opinione pubblica dice anche questo, ecco, ha capito? Dice, ma come fate a spendere 775 mila euro in una strada che ci passano 20 macchine al mese e che magari non sta neanche su? Cioè, il problema è la cifra, che è enorme, 775 mila euro, a me vengono i brividi. Chiaro, io devo dare un parere, non conta niente, cosa vuoi, non conta niente, però i soldi pubblici bisogna che cerchiamo di spenderli bene, visto che lo sappiamo come funziona l'Italia. Il mio è un parere, come dire, ha ragione Mauro Ternelli che noi i soldi morali li abbiamo sprecati, ma io mi sono incazzato come la bestia con quella cosa lì, lui non lo sa, ma io mi sono veramente incazzato, perché non si possono buttare i soldi in quel modo. Quello Giancarlo, devo dire che le cose si fanno, poi quello che succede dopo 10-15 anni non lo puoi determinare tu né io. Beh, noi abbiamo anche il compito di visionare abbiamo il compito di visionare e cercare di far spendere i soldi il meglio che possiamo. Poi arriviamo fino a un certo punto. Chiaro che arriviamo fino a un certo punto. Però non possiamo dire, tanto li mettere la regione, spendiamo i soldi, ma cavolo, noi di quei soldi lì magari li potremmo usare anche a sistemare tante altre strade, tanti altri punti. Io ho fatto la via di Morano e tutta la frana dappertutto, anche ho fatto la strada dal campo sportivo ma andare ad arrivare alla frana e tutta la frana lì, ci sarebbero tanti punti da sistemare, hai capito? Cioè, la cifra è enorme, ribadisco, è enorme. Quindi come fai a dire che non vediamo il progetto? Ma dimmi cosa fai con 770 mila euro, me lo devi dire, io lo voglio sapere, dopo ti dico sì, sono d'accordo, fai un bel lavoro, punto e capo. Noi lo vediamo così, poi magari ci sbagliamo, per l'amor di Dio. Allora, torno a ribadire e a richiamare sul punto all'ordine del giorno. Noi oggi dobbiamo votare una delibera che prevede la convenzione fra i due comuni e la provincia, la quale gestirà l'operazione. Ok? Poi, su tutte le altre considerazioni sono tutte giustissime. Ok? Però, ripeto, questo è il punto all'ordine del giorno. È stata presa anche in considerazione l'ipotesi di acquistare la casa. Tieni presente che lì dentro c'è un anziano di più di 90 anni che andarla a portare via da casa non è proprio il massimo. Però sicuramente tante strade o tante ipotesi sono state prese in considerazione. Non so quale sarà la soluzione finale tecnica, perché questa è solo una questione tecnica, Però, ripeto, noi oggi dobbiamo votare questa convenzione. Io ho finito. Va bene. Altri? Allora, dottoressa, procediamo. Santini Mauro. Favorevole. Ternelli Mauro. Favorevole. Piacentini Luca. Favorevole. Giberti Cristian. Favorevole. Babeli Chiara. 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 Favorevole. Farina Augusto. Favorevole. Ok. Farina Augusto. Favorevole. Macchioni Dante. Favorevole. Toni Maria Grazia. Favorevole. Benassi Giancarlo. Astenuto. Veratti Bruno. Astenuto. 8 favorevoli e 2 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Procedo, sindaco. Sì, sì, vada pure. Fantini Mauro. Favorevole. Ternelli Mauro. Favorevole. Piacentini Luca. Favorevole. Giberti Cristian. Favorevole. Babeli Chiara. Favorevole.
Farina Augusto. Favorevole. Macchioni Dante. Favorevole. Toni Maria Grazia. Favorevole. Benassi Giancarlo. Favorevole. Veratti Bruno. Favorevole. L'immediata eseguibilità è stata approvata all'unanimità. Bene. Punto numero 3, la convenzione per l'ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della provincia di Modena. Approvazione della convenzione proroga. Noi avevamo già questa convenzione con l'ufficio della provincia, che è un ufficio associato gestito dalla provincia, a cui aderiscono tanti comuni, tra cui anche noi, che si occupa appunto del contenzioso tributario e consulenza fiscale, quindi è a servizio dell'ufficio tributi e dell'ufficio finanziario del nostro comune. La scadenza era prevista per il 26 di gennaio del 2022, anche questa credo fosse una convenzione che andava avanti da, credo, da 20 anni, ma da tantissimi anni di sicuro. La provincia, che ha intenzione un po' di riorganizzare l'ufficio, ha approvato una proroga al 26 di aprile, per cui noi oggi semplicemente prendiamo atto di questa proroga che la provincia ha fatto sull'esistenza di questo ufficio, e anche noi ci adeguiamo, cioè proroghiamo questa convenzione fino ad aprile. Io ho contattato il presidente della provincia per chiedere come mai fino ad aprile, cioè lui mi ha detto: guarda, scadeva adesso, però siccome noi lo stiamo riorganizzando per non mettere in difficoltà i vari comuni, facciamo questa piccola proroga, poi quando arriveremo ad aprile poi vi riproporremo la convenzione, convenzione che a noi costa 800 euro all'anno, perché va in base al numero degli abitanti. Riproporremo la convenzione, poi dopo ne riparliamo. Quindi questa delibera serve semplicemente per prorogare la convenzione in essere fino ad aprile. È una convenzione, è un ufficio che mi sono ovviamente documentato dal nostro responsabile, dalla responsabile, mi ha detto che è un ufficio che funziona bene, di cui lei si serve regolarmente, quindi ha dato un giudizio positivo e quindi noi ne prendiamo atto. Prego. Allora, noi ovviamente abbiamo parlato anche di questo argomento, che è un argomento che l'ultima volta ne abbiamo parlato con la delibera 46 del 30 di inizio del 2020, e anche per essere coerenti con quello che avevamo già espresso durante, diciamo così, quella delibera lì, per cui c'era stato l'intervento del nostro capogruppo Ennio Bonilauri, dove abbiamo detto: vabbè, queste cose qui le province non esistono più, abbiamo un costo in circa il 20% in più, non tutti i comuni partecipano. Noi, per essere coerenti con quello che avevamo votato a suo tempo, voteremo contrari. Altri? Posso chiedere una cosa, sindaco? Sì, prego. Ho visto che c'è una specie anche di giunta, di consiglio in questa cosa. Ma noi abbiamo qualcuno che partecipa a questa... Adesso no, ci sono 3 sindaci, ma noi non ci siamo. Non ci siete? Non c'è nessuno? Ah, ok. Ma scusa, ma volevo dire che questo, anche per rispondere a Bruno, è un organo tecnico, Non è un organo politico, cioè è semplicemente un rafforzamento del nostro ufficio finanziario. Cioè quando ci sono contenziosi, invece di andare da dei legali a spendere dei soldi, a proposito di spendere bene i soldi pubblici, noi utilizziamo questo ufficio comune che la provincia gestisce insieme a dei comuni, tutto lì. Però, scusami, io ho letto che sì, ti dà il servizio, ma bisogna pagare poi. Pagherai una cifra più bassa, ma devi pagare il servizio se hai un vero contenzioso. Dipende che livello di contenzioso arrivi. Se hai bisogno di una consulenza sindacale, credo di no, ma se hai una pratica c'è da pagare. Io qua, infatti, non lo so quanto si spende o meno, però c'è da pagare. Sì, della parcella annuale, che sono pochi, non è che sono tanti. Allora, questo, allora,
Ecco. Questi servizi ovviamente vengono messi a disposizione dei comuni, così come l'ufficio legale, e prevedono un costo, diciamo un forfè annuale, che ti copre come tutte le assicurazioni, come tutte le cose, per cui fino a un certo livello di assistenza ce l'hai, oltre quel livello ovviamente no. Però questo, ripeto, il parere del nostro ufficio finanziario è favorevole, per cui noi ne prendiamo atto, e siccome la nostra intenzione è di spendere possibilmente poco di consulenza, di avere un servizio che comunque funzioni e evitare il più possibile i contenziosi o comunque cercare di risolverli, noi siamo favorevoli a queste forme di collaborazione. Quindi, comunque, se non ci sono altri interventi, la dichiarazione di voto è già stata fatta da Bruno, quindi passiamo alla votazione, dottoressa. Fantini Mauro. Favorevole. Favorevole. Piacentini Luca. Favorevole. Berti Cristian. Favorevole. Babevi Chiara. Favorevole. Farina Augusto. Favorevole. Macchioni Dante. Favorevole. Toni Maria Grazia. Favorevole. Benassi Giancarlo. Contrario. Veratti Bruno. Contrario. 8 favorevoli e 2 contrari. E anche qui c'è l'immediata eseguibilità. Procedo, sindaco. Sì. Fantini Mauro. Favorevole. Ternelli Mauro. Favorevole. Piacentini Luca. Favorevole. Giberti Cristian. Favorevole. Babevi Chiara. Favorevole. Farina Augusto. Favorevole. Macchioni Dante. Favorevole. Toni Maria Grazia. Favorevole. Benassi Giancarlo. Favorevole. Veratti Bruno. Favorevole. L'immediata eseguibilità è stata approvata all'unanimità. Va bene, ok, abbiamo finito. Sindaco, posso dire una cosa? Aspetta, perché ha alzato la mano Bruno. Ah, ok. Cosa che ormai diciamo, chiediamo la stessa cosa, no? Colgo l'occasione per chiedere se prossimamente, dalla prossima volta, possiamo tornare in presenza, diciamo così, al confronto, perché ormai credo che fortunatamente questa situazione stia scemando, diciamo così, quella del Covid-19, e quindi speriamo, mi auguro che la prossima volta, cominciamo dalla prossima volta, ci sia di nuovo il confronto, il consiglio, diciamo, in presenza. E anche perché abbiamo visto che con questa situazione praticamente ormai in commissione ne abbiamo fatte, qualcuno all'inizio aveva partecipato una poco tempo fa Giancarlo, ma sono praticamente sparite. Io credo che il confronto sia un atto di democrazia, sappiamo tutti perché non l'abbiamo fatto, ma credo che per il futuro ci siano tutte le condizioni per cui si possa tornare presente. Giancarlo? No, io volevo solo ringraziare tutto il consiglio comunale per la vicinanza, anche da parte di mia mamma e dei miei fratelli, per il lutto che abbiamo avuto, e ho molto apprezzato la vostra vicinanza e vi ringrazio. Volevo solo dire questo. Va bene. Allora, per quanto riguarda, no, vabbè, chiaro Giancarlo, i lutti sono sempre delle cose che devono far sentire gli altri vicini, possibilmente, quindi è un aiuto, un sostegno. Sì, ma non è scontato. Ascolta Bruno, ti volevo dire, allora fino al 31 marzo siamo in stato di emergenza, per cui per quanto mi riguarda le riunioni, come dappertutto, anche i consigli dell'Unione, li continuiamo a fare online, quindi dopo il 31 marzo ovviamente, se le cose cambieranno, se quello che è la normativa nazionale
allenterà, come tutti ci auguriamo, visto l'andamento della pandemia, allenterà le limitazioni e non ci sarà più nessun problema, chiaramente. Nessuno ha mai voluto mettere in discussione la presenza, anzi per noi è stata una sorpresa, cui ci siamo dovuti adeguare. Devo dire che tecnologicamente siamo stati in grado di gestire tutto questo lungo periodo che ormai dura da 2 anni e senza dei grandi limiti per la democrazia, tant'è vero che ci sono molte resistenze a tornare in presenza, perché per esempio i consiglieri di Frassinoro che devono andare a Modena, quelli di Pieve Pelago, insomma, c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Comunque sicuramente torneremo in presenza, ti ripeto, ne parliamo dopo il 31 marzo. Anche nel 2020, diciamo così, abbiamo fatto, perché era già, diciamo così, la situazione come questa, abbiamo fatto delle riunioni di consiglio, diciamo così, in presenza, stando lontani con la mascherina e quant'altro. Credo che oggettivamente non siamo in condizioni così pericolose, fortunatamente. Poi, per l'amor di Dio, non fa a me la decisione, però... se fosse possibile anche prima del 31 marzo, già la prossima volta, con le dovute cautele, perché no. Va bene, adesso ne parleremo. Va bene, ci riflettiamo, come si dice. Per quanto mi riguarda, io rimango della mia opinione, poi dopo ci confronteremo e poi decideremo. Sicuramente ti ripeto, l'obiettivo è quello di fare. Siamo tutti, credo, vaccinati, penso, presumo, siamo tutti vaccinati con la seconda e la terza dose. La curva pandemica sta scendendo fortunatamente velocemente, non possiamo pensare di essere come eravamo 6 mesi fa o un anno fa. La situazione è decisamente migliorata. Non stiamo parlando di assembramento di 50-100 persone, siamo in 13 con un distanziamento e con delle protezioni che possono essere ancora le mascherine per il giorno che si possa fare. Questo mi sentivo di chiedere. Ok. Concludiamo qui la nostra seduta. Buona serata a tutti. E grazie. Saluto, buonasera. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao a tutti.